Se volessimo raccontare la tradizione dei pane vin, dovremmo partire con il bianco e nero. Di pane vin ne esistono decine di versioni, anzi potremmo dire che ogni paese ha la sua. In comune, però, hanno l'usanza di festeggiare il 5 gennaio, alla vigilia dell'Epifania, di ammucchiare delle ramaglie e dar fuoco alla figura di un vecchio o di una vecchia, che indica il passato, ma che con la direzione del fumo indicherà anche il futuro. Qual è il vero significato oggi del pane vin? Che cosa significa fare il pane vin tutti insieme? È un motivo per riunire molte persone e fare una festa, diciamo ormai è una festa che si fa. E per noi è diventata una tradizione per ritrovarci, per incontrarci e stare assieme. Tradizione, se porta avanti la tradizione una volta, no? Il falò, la befana, il pane vin. Sarie, una volta te dicevo che ti fa per illuminare la strada dei maggi, giusto? Perché dopo male l'Epifania, tutte le feste porta via. Da quanti anni lo fate? Penso 50, in grosso modo, credo sì. Da quando esiste il gruppo Alpini con il Brio hanno sempre fatto il pane vin. Siamo da 80 anni, non so dirti se hanno iniziato prima, ma sicuramente oltre i 50 di certo. E qual è il vero significato del pane vin? Beh, innanzitutto è una tradizione, la famosa Befana, la tradizione dei falò per la Befana, per i remagi, per far strada ai remagi, così dice la religione. E poi è diventata una tradizione vera e propria, adesso non so se culturalmente i remagi siano tenuti in considerazione, è diventato un po' un folklore. La vigilia dell'Epifania è alle porte e oltre 50 pane vin aspettano di accendere la marca trevigiana.